Gianni Pittor rappresenta la Brunellese al termine di questa vittoriosa trasferta sul campo del Lorani 3-1, una vittoria addirittura maturata con 10 uomini per tutto il secondo tempo, grandissimo cuore, grande determinazione dei ragazzi che stanno veramente venendo fuori sotto le feste. Eh sì, allora è una squadra rifatta, abbastanza giovane diciamo, è una bella sorpresa perché in effetti a fine campionato purtroppo la vecchia Brunellese sia un attimino sciolta e abbiamo dovuto rifare il gruppo da zero. Avete rifatto il gruppo, però avete preso pezzi pregiati. Oggi Stefano Siaz ha fatto 2 gol, veramente la differenza. Sì, beh, chiaro. Giocatori di altre categorie. Certo, quella sicuramente. Siaz non lo scopriamo noi, è solo che bisogna dargli un attimino un po' di più di fiducia e questa gliela stiamo dando e i risultati stanno arrivando. Certo, certo. Poi abbiamo dei ragazzi giovani che abbiamo preso a Budoni, che è fenomenale, tipo Maccioni, che è un ragazzo bel giocatore che sta crescendo veramente, sta dando grandissime soddisfazioni. Ecco, come vede questo campionato di prima categoria GNC? Molto equilibrato, tutte le squadre racchiuse in pochi punti, a parte la Montalvo, le altre sono tutte lì, no? Ma noi, quello che ci interessa a noi è la salvezza, tranquilla, senza problemi, chiaramente. C'è da soffrire, il campionato è lunghissimo, e vediamo un attimino. Sua favorita qual è? Ma per adesso rimane un attimino, un gradino più alto la Corasi. Questa mi ha dato l'impressione che abbia un attimino più squadra, più solidità e tutto quanto rispetto certo, alle certo. altre. Poi vengono chiaramente anche la Bittese, la Lulese, non è mai. Cioè, altre squadre, poi vediamo, durante il campionato poi molte cose possono cambiare certo. Bene, grazie Presidente, buone feste bene. Anche a voi, buon grazie Natale. Grazie altrettanto a tutti. Che il 2010 inizi, come è finito speriamo. Il 2009. Speriamo. Grazie. Bocca al lupo a tutti. Siamo in compagnia del mister della Brunellese, Sebastiano Fronteddu. Innanzitutto complimenti per la vittoria, mister. Grazie. Un grande secondo tempo, siete riusciti addirittura a fare 2 gol a Lorani con un uomo in meno. Come è riuscito a muoversi? Come sono riuscito a muoverci? Siamo mossi i ragazzi, sono dei ragazzi eccezionali che sono sacrificati e hanno corso anche di più di quando erano in 11. In 11. Ecco, voi siete una squadra quest'anno, lei è arrivato in estate, proprio all'ultimo momento è stato chiamato con la missione, insomma, di salvare la Brunellese, reduce da un ottimo campionato. Cosa le hanno chiesto in società? In società mi hanno chiesto se mi sentivo con questo gruppo di portare il gruppo alla salvezza. Io, essendo il mio primo incarico, ho detto volentieri, con tanto entusiasmo. Poi, conoscendo i ragazzi, non mi sono pentito della scelta. Ecco, come Dorgalese, come vede questo campionato di prima categoria Gironi C? È un bel campionato, nessuno può dire che ce l'ha in pugno. Ci sono varie squadre attrezzate e se lo giocheranno. Ma secondo lei qual è la squadra più forte? La squadra più forte non lo so, quella che ho visto più quadrata forse è la Corrasi, che c'era qualcosa in più. Di un po' di più, ma forse anche poi di partita in partita cambiano certo, queste certo. cose. Ecco, parliamo un po' della partita di oggi. Voi avete avuto diverse discriminazioni sul calcio di rigore che poi vi ha costretto a rimanere in 10 uomini. Sì. Poi insomma siete riusciti comunque a. Tatticamente cosa ha cambiato lei? Che ha fatto entrare abbiamo qualcuno. Non, purtroppo non stava bene Siaccio, anche se gli è uscito un gol eccezionale. L'ho dovuto anche sostituire e abbiamo messo una punta perché dovevano attaccare loro, essendo in casa dell'Orani dovevano fare la partita loro. Noi come abbiamo provato in contropiede, ci è andato anche bene, siamo riusciti a fare il 3-1. Loro forse hanno peccato un po' di sbagli di sottoporta molti errori anche gli ultimi passaggi loro, certo. Ci è andata bene a noi. La verità non è che bisogna dormire tranquilli. Ecco, per chiudere mandi un messaggio insomma, per Natale a tutti i sostenitori della Brunellese. Venite al campo a vederci, tanti auguri a tutti, buon Natale e buon. Grazie mister, noi ovviamente facciamo gli auguri anche a voi, un grande in bocca al lupo. Anche a tutti i tifosi dell'Orani, perché no, ci mancherebbe. Assolutamente, è un grande in bocca al lupo per questa stagione di prima categoria. La ringrazio. Grazie.